Salutare gli amici dell'Opibata, perché lo sapete, durante il martedì noi condividiamo, apriamo questa meravigliosa finestra al mondo di quest'ordine infermieristico, quest'ordine professionale. Vado immediatamente a salutare, dal momento che si tratta di una donna, Lorella Monterisi, un'infermiera. Ciao Lorella. Ciao, buonasera. Come va? Bene, abbastanza. E vado poi a salutare invece il consigliere di questa famiglia, quella dell'Opibat, Savino Petruzzelli. Ciao Serena e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora ragazzi, tutto a posto? Certo. Sì. Allora, quest'oggi parliamo di un argomento piuttosto interessante, un baluardo che abbiamo raggiunto proprio grazie a una maggiore consapevolezza, si è evitata anche la trasmissione di tante malattie. Oggi parliamo dell'importanza di lavarsi correttamente le mani, perché più o meno ce le laviamo un po' tutti, no? Però bisogna effettivamente comprendere se ce le laviamo correttamente. Ragazzi, chi vuole partire? Ok, Serena, ti sei lavate le mani? Allora, Savino, io mi sono lavata le mani. L'importante comunque, il nostro messaggio è come le laviamo e soprattutto per quanto tempo, perché in base a quello cambiano tanti fattori. Okay. Infatti, se possiamo aiutarci con la regia, c'è una percentuale molto importante, quella che è il 70%, che molte persone non si lavano correttamente le mani. Quindi il 70%, pensate un po', della popolazione si lava le mani in modo sbagliato, praticamente esatto. 7 persone su 10. Esattamente. Esattamente. Quasi tutti. E quindi noi siamo qua per far capire la reale importanza di questo gesto. Allora, noi abbiamo diverse grafiche che tra pochissimo vi proponiamo. Il nostro Savino mi ha chiesto se io lavo le mani, le ho lavate. La domanda di rimbalzo la faccio anche a voi. Ragazzi, avete lavato le mani anche perché ci sempre. Siamo salutati? Sempre. Con una stretta di mano, certo. Con una stretta di mano. Perché evidenziamo questo? Perché le mani le utilizziamo spesse volte, no? Esattamente. Con le mani sbuccio le cipolle, con le mani... Insomma, con le mani si fa qualsiasi attività, dal stretta di mano, piuttosto che allacciare le scarpe, giusto per dirne una, piuttosto che prendere una mela. Cucinare. Per... Cosa? Cucinare. Cucinare. A tutte le casalinghe che stanno cucinando adesso. Mi sono anche affrontata i capelli. Insomma, utilizziamo le mani per qualsiasi cosa. Qual è il problema che potrebbe sorgere nel caso di un lavaggio sbagliato? Allora, iniziamo col dire che le nostre mani sono un ricettacolo di germi. La minor parte di questi germi sono germi non patogeni, quindi non in grado di procurare delle patologie, però purtroppo la maggior parte invece sono germi patogeni. Quando parliamo di germi patogeni, parliamo di germi in grado di procurare sia patologie meno severe, come ad esempio l'influenza o il raffreddore, altre invece purtroppo patologie molto più severe. E siamo qui a parlare delle ICU, ovvero delle infezioni correlate all'assistenza, visto che stiamo infermieri, quindi parliamo anche in particolar modo dell'assistenza. Però quando parliamo di assistenza non parliamo solo di assistenza prettamente ospedaliera, quindi quella che svolgiamo noi durante le nostre ore di lavoro, ma parliamo di assistenza anche domiciliare. Quindi è importante che anche i parenti dei pazienti, quindi i caregiver, nel momento in cui assistono pazienti malati a casa, abbiano cura di lavarsi correttamente le mani prima di approcciarsi al paziente malato. Esatto, io per esempio ricordo, ragazzi, quando ero in dolce attesa, no? Io non avevo contratto la toxoplasmosi, per dirne una, per cui non dovevo toccare il guscio dell'uovo. Però molto spesso le persone mi dicevano: non ti preoccupare, tanto mica metti le mani in bocca. Però mi hanno fatto notare più e più professionisti che anche se non metto le mani in bocca, magari posso fare semplicemente così, piuttosto che così, mi tocco l'occhio e il gioco è fatto. È corretto? Esattamente, sì. Oppure mettere le mani in bocca, spesso capita che lo facciamo. Ecco perché è importante insegnare il corretto lavaggio delle mani anche ai bambini, perché i bambini spesso mettono le mani in bocca e quindi dopo aver toccato qualsiasi tipo di superficie che ci circonda, quindi nella quotidianità, come giocattoli, telefono cellulare, computer, tavoli, noi possiamo quindi contrarre delle patologie. Esatto. Noi siamo al 28 maggio, no? Abbiamo superato la fase dell'influenza, del virus, più o meno, insomma, in larga misura quello dei virus influenzali. Molto spesso
una persona si trova poi ammalata, si è trovata ammalata non sapendo neanche perché, e si suol dire l'hai presa dall'aria, no? Ma molto spesso è dovuta anche al fatto che magari abbiamo toccato, per dirne una, l'ascensore. Certo. Magari durante la nostra salita al piano di riferimento abbiamo toccato le pareti dell'ascensore, precedentemente c'è stata una persona che ha starnutito e quindi magari vicino alle pareti. Noi non le vediamo, ma si sono belli sistemati dei germi. Esatto. Dico castronerie? Assolutamente no, perché tu sei meglio di me comunque, che ci sono più indiscriminati, cioè molte persone come genere maschile e femminile che non si lavano le mani, quindi la percentuale è dato un dato di fatto, quindi ci sono più maschi rispetto alle femminucce che comunque si curano meglio, quindi le percentuali che comunque abbiamo a che fare sono ben diverse, quindi notiamo che si ammalano più i maschietti che le femminucce. Hai capito, comunque, cameraman, si ammalano più i maschietti delle femminucce? Ahimè, anche per questo motivo. Quindi notiamo che la percentuale riguarda il 15% di uomini che non si lavano rispetto al 7% di donne che non si lavano. Quindi la grafica comunque ci aiuta anche a farci capire la differenza netta tra quelle che sono le persone che comunque si lavano e quelle che non si lavano. Cosa sto vedendo, Savino? Lavare le mani dopo? Allora, ci sono tante cose che bisogna fare prima soprattutto dopo lavare le mani. Quindi quando c'è un contatto con una persona comunque che non sta bene, che è un portatrice di germi, batteri, quando, non lo so, andiamo in bagno, oppure dopo, che ne so, che mangiamo. Cioè, ci sono tante indicazioni che comunque noi dobbiamo portare, diciamo, ai nostri telespettatori. È importante questo. Infatti noi di solito comunque abbiamo una dose, diciamo, di germi che corrisponde a circa 150 specie, che possono variare in base a quante volte laviamo le mani. Possono arrivare anche a 3.000, quindi potrebbe anche essere un qualcosa di dannoso per le persone con cui abbiamo a che fare soprattutto bambini, adulti e anziani. In modo particolare bambini e anziani, perché le loro difese immunitarie nel primo caso non sono molto sviluppate, nel secondo caso perché con l'età riduciamo le nostre difese immunitarie, mentre per tutte quante le categorie, per soggetti che sono, diciamo, a basso difese immunitarie dovute a malattie, certo, oppure dovute a interventi chirurgici, esatto. A interventi chirurgici, e quindi bisogna stare molto attenti anche su questo ambito. Allora, abbiamo compreso, sommi capi, qual è l'importanza di un corretto di lavare, insomma, correttamente le mani. Io ne ho viste di ogni. Ho visto persone aprire l'acqua, mettere sotto le mani, fare così. Sì, me ne sono là. Hanno fatto bene? Allora, cominciamo. Prima di tutto. Primo. Come laviamo le mani? Come laviamo? Abbiamo anelli, bracciali. Ho l'anello. Dobbiamo togliere tutto. Tolgo tutto. Ok? Perché è importante avere le mani e i polsi completamente puliti. Quindi l'orologio lo togliamo. Ok. Ok. Ricordati dopo però di riprendere. Sì. Scusa, Lorella, ti è mai capitato di dimenticare poi l'anello in qualche sala ricevimento? Sì, a me esattamente in una sala ricevimento. Ok, Lorella, ci siamo detti tutto. Sì. Allora, poi. Dopodiché procediamo ad aprire il rubinetto per far uscire l'acqua. Bagniamo le mani come primo step, dopodiché con un erogatore, un sapone liquido, se siamo a casa, quindi diciamo la quantità giusta per poter insaponare correttamente le mani. Prima fase, strofinare i palmi della mano in questo modo. Okay. Dopodiché usiamo a strofinare i dorsi della mano, sia da una parte che dall'altra, incrociando le dita, perché dobbiamo arrivare col sapone negli spazi interdigitali. Okay? Dopodiché dobbiamo strofinare le unghie in questo modo. Ok? Un altro fattore da importante: lavare il pollice, che molte volte non lo consideriamo. Ok? Poi con pugnetto facciamo dei piccoli cerchi nel palmo della mano. Perché dobbiamo lavare anche quello spazio che sta al di sotto delle nostre unghie. Incredibile. Ecco perché è consigliato avere unghie corte, che le femminucce in questo caso. Non sono lunghe le mie. Non parlo di te, parlo delle femminucce che hanno
che hanno le unghie un po' più lunghe e quindi bisogna stare attenti anche su questo. Certo, perché fare, molto spesso poi nelle unghie si annidano assolutamente molti batteri che possono essere a causa di queste infezioni. Dopodiché strofinare un palmo e nell'altro alla fine di sciacquare. Ok. Asciugare con un asciugamano asciutto, ok? E dopodiché con questo asciugamano o una pezzolina asciutta chiudere, diciamo, il rubinetto per non contaminare le mani asciutte, ok? Dopodiché il gioco è fatto. Secondo te questa tempistica in quanto tempo di orologio bisogna fare? Un minuto e mezzo? No, si fa da 40 a 60 minuti, 60 secondi, ok? Quindi, 60 minuti no. No. 60 secondi. Ogni un minutino? Un minuto, esatto. Ok. Mentre se siamo fuori casa che cosa possiamo fare? Che i gel che si vendono? Esattamente. Quelli, ok, va bene? Delle soluzioni alcoliche. Ce ne sono ancora i salviettini? Ce ne è sono consigliabile delle con un gel alcolico. Okay, un gel alcolico. Una soluzione alcolica. Diciamo, quindi la procedura è uguale, però la tempistica fino a quando non si asciuga, cioè tra 20 e 30 secondi. Quindi stessa procedura anche per il gel alcolico. Allora, vediamo se ricordo più o meno come mi devo comportare. Mi insapono le mani, quindi comincio prima così, va bene? Poi vado così, giusto? Vai. Sì. Dopodiché poi faccio così, giusto ragazzi? Sì. Poi il pollice. E poi faccio la casetta, giusto? Del coniglietto. Esattamente. Ok? Benissimo. E poi posso asciugare. Risciacquare sciacquare. Le mani. Sciacquo naturalmente. Ora non avendo il sapone non me ne rendo conto, però vado ad sciacquare e poi dopo vado ad asciugare e chiudo con l'asciugamani. Okay. Se ho utilizzato l'asciugamani, se ho utilizzato l'acqua, diversamente invece con questa soluzione che abbiamo detto. Alcolica. Che deve essere alcolica. Perché devo andare ad abbattere la flora batterica presente sulle nostre mani. Ok, quali sono gli errori che comunemente vengono commessi, allora, vostro dire? Praticamente dobbiamo combattere due fattori. Uno, il principio della batterioresistenza. Ok, quindi il batterio con gli antibiotici molte volte si altera, quindi la vita è diversa, quindi tende a durare di più la resistenza agli antibiotici su determinati ampi spettri, ok? Quindi questo è un fattore molto importante perché il batterio col tempo tende ad evolversi e quindi l'antibiotico che noi praticamente assumiamo per quel batterio, insomma, non è più sufficiente. Diventerà inefficace. Esatto, e questo è un grosso problema che stiamo vivendo. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta attraversando tramite iniziative rivolte alle varie nazioni dei percorsi per combattere questo processo. E poi le infezioni nosocomiali, che sono quelle infezioni comunque che viviamo sia in ambito ospedaliero che in ambito extraospedaliero, con soggetti comunque che hanno bisogno, diciamo, di essere assistiti con, diciamo, tra virgolette, con criterio, con cautela, perché possono essere i primi poi che possono arrivare addirittura al decesso. Chiaro. Lorella, quando è nata la tua particolare attenzione verso questo tipo di argomento? Allora, devo dire che prima di iniziare il mio percorso di studi nella facoltà di infermieristica non avevo idea di quanto fosse importante il lavaggio delle mani. Lorella, fammi vedere. Un po' come fanno tutti, cioè, insomma, semplicemente bagnando la superficie delle mani con dell'acqua, giusto? E con il sapone semplicemente così, strofinando le mani in questo modo. Facendo così io cosa pulisco? Poco di quello che invece bisognerebbe effettivamente pulire. Infatti abbiamo visto che gli spazi che vengono spesso lasciati, a cui non viene data importanza, sono proprio gli spazi interdigitali e sotto il letto ungueale. Infatti volevo sottolineare questa cosa, l'importanza della lunghezza delle unghie, che non deve essere superiore ai 0,5 cm, soprattutto per noi operatori sanitari, e non bisogna indossare lo smalto, perché lo smalto potrebbe favorire appunto un habitat favorevole per la proliferazione batterica, ma soprattutto se si dovessero creare delle lesioni all'interno dello smalto è proprio lì che andrebbe ad annidarsi la maggior parte della flora batterica. Inoltre volevo sottolineare che noi operatori sanitari diamo forse poca importanza al lavaggio delle mani anche quando svolgiamo delle azioni molto semplici, come passare dal letto di un paziente all'altro, perché dobbiamo immaginare come una zona rossa all'interno della quale vi
è il paziente e intorno tutto ciò che appartiene al paziente, che sono gli effetti letterecci oppure il suo comodino. Nel momento in cui noi operatori veniamo in contatto semplicemente toccando il paziente oppure uno dei suoi strumenti, dei suoi oggetti, dobbiamo assolutamente lavarci le mani prima di poter toccare un altro paziente, perché le nostre mani sono i primi vettori per la trasmissione purtroppo delle infezioni, oltre che ovviamente a lavarci correttamente le mani prima di procedure che richiedono asepsi o comunque ogni qualvolta abbiamo a che fare con ferite chirurgiche e non. Io ricordo, una volta ho avuto l'occasione di parlare con il bravissimo dottor Chiorazzo e mi diceva appunto, Serena, molte malattie si è evitato insomma che potessero ancora circolare nella nostra odierna società proprio per questa semplice conoscenza, per questa scoperta riguardo l'importanza di lavarsi le mani. Quindi può sembrare per noi quasi una banalità, però effettivamente non è così. Assolutamente. Non è così, perché possiamo vedere nei giorni d'oggi, diciamo, sia per i bambini che per gli anziani, le maggiori patologie frequenti sono quelle respiratorie, quelle gastrointestinali e quelle poi urinarie. Cioè, alla fine pensiamoci molto su questo su quello che noi stiamo vivendo, quindi dovuto anche a una mancata gestione della pulizia delle mani, sia per i bambini, perché gran parte di queste malattie sono diffuse per i bambini che sono i primi esposti a questa situazione, e poi gli anziani, perché molte volte, stando a contatto con i bambini, si trovano anche loro coinvolti in questa situazione. Quindi sarebbe... E l'acqua? L'acqua deve essere fredda, calda? Tiepida. Tiepida. Non troppo calda, perché potrebbe poi creare delle abrasioni e quindi delle scoriazioni all'interno del quale andrebbero ad annidarsi ovviamente i batteri. Ma vedi, vedi questi batteri si vogliono andare ad insinuare un po' in ogni dove, quindi l'acqua deve essere tiepida. Sì. Quando per esempio, ragazzi, detto tra noi, no? Ora siamo a maggio, sperando che Dio lo voglia, arriverà la bella stagione, quindi diventerà anche più possibile spostarsi, magari andare da un luogo all'altro, quindi fermarsi nei diversi autogrill. In quel caso, come ci dobbiamo comportare quando ci laviamo le mani? Allora, ovviamente ogni volta che si fa uso di servizi igienici o comunque entriamo in un luogo pubblico, dobbiamo lavarci le mani esattamente utilizzando la procedura che abbiamo appena spiegato, insomma. Se non abbiamo la possibilità di avere una sorgente di acqua, allora dobbiamo avere la buona abitudine di portare con noi una soluzione appunto alcolica e utilizzare esattamente la stessa procedura. Sono da promuovere quei getti d'aria calda che si trovano proprio per evitare di andare poi ad asciugare con le salviette? Sono out? No. Perché? Perché poi proprio in quel caso con delle raccolte di acqua che sono all'interno sono proprio terreno di coltura per questi batteri, facciamo soltanto un danno per noi e per gli altri. Ecco. Quindi occhio. Quindi? Dobbiamo stare attenti, soprattutto è consigliabile un panno asciutto, un semplice panno asciutto, usa e getta. Benissimo, allora l'avete visto anche tramite le immagini che abbiamo richiamato dalla nostra regia, che magari possiamo mandare anche in sequenza, di modo che gli amici che ci seguono possano prendere maggiormente contezza di quello che è il nostro argomento odierno, quanto sia importante un lavaggio corretto delle mani. Allora, la prima domanda che viene sollevata dagli amici dell'OPBAT è se ti sei lavato le mani. Guardate un po' quanta popolazione, siete particolarmente sensibili a questo argomento, sì, vero? Perché... avete un progetto? Esatto, partirà, diciamo, l'intenzione nostra è far partire settembre, con l'inizio, diciamo, dell'anno scolastico, questo progetto è rivolto sia agli asili sia alle scuole di elementari e poi le medie superiori, insomma, per far capire quanto sia importante questo gesto che, pur essendo semplice, può anche promuovere una buona salute per tutti quanti noi. Ma quando, a che punto voi vi siete interrogati su questo e avete deciso di far nascere un progetto di questo genere? Perché comunque sia il tasso di mortalità è molto alto a livello mondiale, parliamo solo, cioè, l'OMS comunque ha mandato dei campanelli d'allarme molto chiari, stiamo attenti a come ci laviamo le mani,
perché in base a quello possiamo prevenire la mortalità di molte persone. Chiaro. Io per esempio ricordo che quando si va in luoghi come magari una crociera, per dirne una, prima di entrare o in diversi posti c'è proprio questa sostanza alcolica che viene proposta, probabilmente perché sono luoghi piuttosto affollati e quindi c'è bisogno di lavarsi le mani. Anche per gli ospedali dovrebbe esserci la presenza di queste, no? Sì. All'interno di ogni stanza sarebbe opportuno che ci fosse, anche perché noi purtroppo operatori sanitari, nel momento in cui dobbiamo lavarci le mani, il sol pensiero che dobbiamo arrivare in un'altra stanza per poter utilizzare il lavandino spesso ci impedisce, insomma, di arrivarci, e quindi pensiamo che sia meglio continuare a fare il nostro lavoro piuttosto che andarci a lavare le mani, quindi un po' anche per pigrizia non lo facciamo. Se avessimo queste soluzioni alcoliche all'interno di ogni stanza di ciascun paziente, ovviamente tutto sarebbe più semplice. Sarebbe molto più semplice. Allora, regia, vuoi mandare nuovamente quelle ultime due grafiche che stavo vedendo? Proprio perché con i nostri due amici e quindi con la presenza anche di Savino più avanti, posso cercare di comprendere che cosa rappresenta. Andiamo oltre queste immagini, avevo visto proprio la presenza di un letto e quindi volevo capire che cosa volesse raccontare quell'immagine, questa qui. Esatto, praticamente noi vediamo che tramite questo letto sì. Rappresentiamo le infezioni nosocomiali, cioè quello che dobbiamo, quei comportamenti che dobbiamo assumere in caso dobbiamo avere un contatto diretto con la persona malata. Sì. Questa persona malata, come tu sai, ha delle difese immunitarie ridotte, o per malattie o perché ha avuto delle patologie o interventi chirurgici che hanno abbassato la carica delle difese immunitarie. Quindi che dobbiamo fare? Che dobbiamo? Lavarci le mani prima di poter fare, che ne so, una medicazione, oppure lavarci le mani dopo aver fatto questa medicazione, per fare un esempio. Oppure quando dobbiamo fare un cambio biancheria, stessa procedura, lavare prima e lavare dopo il cambio di biancheria. Oppure la terapia, lavare prima e lavare dopo le mani, dopo una terapia, che potrebbe essere orale oppure endovenosa. Diciamo, le differenze non cambiano, bisogna sempre lavare le mani prima e dopo. Questi sono alcuni esempi, poi ce ne sono anche altri comunque che la grafica li evidenzia. Comunque bisogna stare molto attenti, perché molte volte anche la visita di un bambino in ospedale, sconsigliatissima attenzione, uno per il bambino che potrebbe contrarre delle malattie, due per il malato che potrebbe infettarsi e quindi avere quelle famose infezioni nosocomiali che possono peggiorare la loro situazione. Chiarissimo, quindi ragazzi abbiamo veramente gli ultimi istanti a nostra disposizione. Qual è il messaggio che vogliamo lanciare agli amici che ci seguono? Lavatevi le mani, insomma, è importantissimo. Tu sei una donna, quindi rientri nel 7% in caso delle indisciplinate. Esatto, noi siamo più indisciplinati, circa il 15%. Voi siete più il 15%. Dobbiamo aprire un pochino gli occhi, perché ci ammaliamo anche di più, questa è anche la motivazione di tutto ciò. Insomma, non lavarci le mani solo quando sono palesemente sporche, ma in diverse situazioni che appunto abbiamo elencato in precedenza. Chiarissimo. E quindi mani pulite, più saluti per tutti. Ah, ok, mani pulite, più saluti. È il nostro spot di tutti. Oggi. Sì. Va bene, quindi questo è lo spot che racchiude il messaggio che vuole lanciare il nostro consigliere, ma nello stesso tempo tutta la famiglia dell'Opibat. Avete seguito anche con particolare attenzione quelli che sono i meccanismi che bisogna avviare per potersi lavare correttamente, quindi insaponare, poi vado così, sto ripetendo ragazzi proprio per vedere se ricordo, dopodiché devo fare così, poi i pollici e poi successivamente il coniglietto e poi lo sciacquo e abbiamo fatto e soprattutto il tempo è importante, il fattore tempo, sì. Giusto? All'incirca. Benissimo, allora ragazzi io vi ringrazio perché ho compreso meglio quanto sia importante lavarsi correttamente le mani, come diceva giustamente Lorella, non solo quando appaiono nere e scure, ma anche quando sembrano, almeno agli occhi, che siano pulite, ma sopra ci potrebbero essere i germi. Allora, grazie ancora ragazzi. Grazie a te. Grazie Serena. Grazie a Lorella Monterisi. Hai visto che è terminato tutto il nostro tempo? Infatti, è volato. È volato via. E poi un ringraziamento speciale anche a Savino Petruzzelli. Grazie Serena, alla prossima occasione magari. Allora, ci rivediamo con la famiglia dell'Opibat martedì prossimo.